ragazzi, io sono Alghisius e sono in vena di cambiamenti, è proprio così. Oggi andiamo a trattare un nuovo giochetto. Non è esattamente un gioco tanto sorridere, si chiama One Shot. È un gioco in stile Undertale, quindi ragazzi preparatevi a parecchia storia, dialoghi e pochi combattimenti. Non so neanche se ce ne sono, non so esattamente la storia, a quanto pare devo premere barra spaziativa per iniziare. Ah, full screen! No! Ok. Ok. Volevo mettere in full screen. Dai calmo, metizio! Perfetto! E così cammini anche veloce. Ok. Quindi... io sono questo. Nico si è appena svegliato qui. Questo è un PC. Inserisci apparso, non ho la minima idea di quale possa essere. 1, 2, 3, 4. Ti credo, è la password più orribile. Libri impolverati, è troppo buio per leggere qui. E se ve lo state chiedendo, no, questo gioco non c'è in italiano. C'è un... ok, c'è un telecomando e Nico lo raccoglie. Quindi non... questo è Nico. Una luce leggera attraverso la finestra. Tra parentesi, camminiamo velocemente, sennò... qui c'è un bagno, attenzione. Oddio, che infarto che mi era venuto. Un paio di occhi luminosi. Guarda Nico, ti credo, sono i tuoi occhi Nico. Non c'è acqua nel bagno, ok, non funziona. No. Perché ho distrutto la pianta? Perché ho fatto qualcosa di così orribile? La porta è chiusa, e che cosa faccio io allora? Il telecomando. Ah, non posso leggerlo nell'oscurità. Ovvio, ma non riesce a leggerlo qui. Ok, nella luce Nico riesce a leggere riesce a leggere il telecomando. Tutti i numeri, eccetto 6, 7, 4 e 9, sono mancanti. 6 giallo, 7 rosso, 4 verde, 9 blu. 7 rosso. 9476. Ok, accesso garantito. Perfetto. C'era un mouse in mezzo al capo. Ok, mi hai trovato. Perché? Sei già troppo tardi. Niente di questo. Non rimane molto di questo mondo. Cosa ti sembrerà chiaro quando andrai fuori? Questo posto non è mai stato degno di essere salvato. Vuoi provare comunque? Allora ricorda questo. Le tue azioni avranno effetto su Nico, quindi io non sono Nico, Nico è un'altra persona, quindi il personaggio. La tua missione è aiutare Nico ad andarsene. È cosa più importante. Mi si è appena rimpicciolito tutto. Hai solo una possibilità. Simone? Oh, come fai a sapere seriamente dove hai trovato? Vi giuro, io non ho inserito niente dall'inizio. Nico sente il suono di una porta che si blocca. Quindi penso di non avere... c'è nessuno? Chiunque? No, era più... ehi! Nessuno! La TV fa un... ok, fa una scintilla pericolosa. C'è legno nel camino e che non sembra mai essere usato. Forse potrebbe essere acceso. Lì non so cosa posso fare. Comunque ragazzi, non preoccupatevi, non è un'ora di vittoria. C'è una concavità strana. Solo un tavolo. Una bottiglia di alcol. Nico la prende. Nico, sei un alcolizzato. Ok, il lavandino non si vuole accendere. Potrebbe essere acceso.
Allora, esce inventario. Bottiglia di alcol e ok, abbiamo fatto un coso sporco di alcol, perfetto. Quindi adesso la accendo. Ha! E adesso quindi accendo il fuoco. Yay! E c'è un qualcosa che brilla in the darkness. Con cui non posso interagire. Dovevo passarci sopra. Qualcosa sul suolo. Sbrilluccica al fuoco del a luce del fuoco. Sembra essere un piccolo oggetto metallico attaccato a una crepa sul pavimento. Nicola tira. Quindi immagino. Nope, come cosa hai fatto? Scusate, questa da dove è comparsa? Ok. Ora ha tutto molto più senso e sto scendendo per un posto brutto e non posso correre. Una lampadina. Sì, è una lampadina. Non è una lampadina, scherzo. No, sì, è una lampadina. Che però si è accesa quando l'ho toccata. E avevo ragione, sulle scale Nico non corre. No, non voglio usare i tasti permanenti, idiota. Ehi, molto meglio. Beh, allora, se non sono ancora diventato stupido. Vedi? Non serve una lampadina, se eviti di accecarmi mi fai un favore. E sono in tutt'altro posto. Proprio completamente. Quello che rimane di un computer, di un terminale di un computer, quel terminale di un computer, va bene, molto interessante. Ragazzi, ma quante scene disegnate ci sono bellissime. Cos'è quella cosa lì? Puoi viaggiare attraverso mente. Puoi viaggiare attraverso mente, attraverso i luoghi. Se hai già visitato, se hai già visitati, selezionando fast travel, quindi viaggio veloce, dal menu. Ok. Però non può essere usato all'interno. Ma sei un robot. Un robot non ha energia. Beh, non rischiamo di fare Terminator. Quello che rimane di un robot. E io sono un gatto, a quanto pare. Quanto è... Ha! Quel bulbo di luce, sei qui! Io? Sì! Benvenuto nel nostro mondo, amico! Sono humbled by your presence, sono emozionato dalla tua presenza, sì, onorato dalla sua presenza, sì, grazie. Scusa, sono un po' perso. Ah, giusto, lascia che ti spieghi alcune cose. O dovrei fare una voce più tipo robot? Potrei chiederti quando sei arrivato qui. Non sono sicuro, mi sono svegliato in questa strana casa. Era tutto buio! Oh! Quindi ti sei svegliato in un posto buio non familiare? Smettiamola con la voce robotica. Mm-hmm. Come la profezia aveva detto! Aveva predetto! Esatto, sì! Sei il salvatore! Che noi stavamo aspettando! Tu sarai colui che ci salverà dall'oscurità eterna! Ora provvederò a darti informazioni vitali. Per favore, chiedimi quello che vuoi. Puoi dirmi
questo mondo, il globo di luce, il computer andrà a casa. Questo mondo. Non sono sicuro di dove sia esattamente, non posso vedere molto lontano, tutto è così buio. Il nostro mondo non è sempre stato così. Adesso è così distrutto. Ma il tempo non aspetta per nessuno, nemmeno per il Salvatore. Il nostro mondo è stato diviso in tre regioni. Siamo sulla più esterna, The Barrens. Quella torre che viene a distanza una volta conteneva il nostro sole. Oh, ecco cos'è quella cosa. Ah, quindi tipo un faro. Più ti addentrerai nel centro. Ah, mentre ti addentrerai nel centro attraverserai le altre regioni. Dovrebbe esserci una mappa da qualche parte. Oh, vuoi dirmi riguardo a il globo di luce? Ho trovato questo nella casa in cui mi sono svegliato. Quello tra le tue mani è il nostro nuovo sole. Il tuo sole? Sì. Molti anni fa, il nostro vecchio sole, in cima alla torre, diffondeva la luce nelle terre. Ma un giorno la luce si spense. Oh. Il mondo riesce ancora a continuare ad andare avanti. La superficie del mondo... Nella superficie di questo mondo è abbondante un elemento chiamato fosforo. Fortunatamente per noi questo elemento ha conservato energia e luce dal nostro vecchio sole. È l'unica fonte di illuminazione, ma la sua energia è finita. Quando l'ultima delle luci morirà, il nostro mondo farà la stessa fine. Ah, ma adesso che sei qui col nuovo sole, tutto è a posto. Quello che devi fare è rimetterlo nella torre. Sembra molto distante. Sì, quindi inizia il tuo pellegrinaggio. Inoltre, il sole è fragile, quindi sii attento. Se il sole si rompe, il nostro mondo finirà in un istante. Oh, vuoi dirmi riguardo a... Vediamo quanto. Ancora 6 minuti. Il computer, sì, perché mi ha spaventato. Nella casa ho trovato questo computer. Continua a dire cose come le tue azioni avranno effetto su Nico. Ma io sono Nico. E questi messaggi sono mandati da questi messaggi sono... significano qualcosa per qualcun altro? Se devo indovinare, potrebbero essere rivolte a Simone. Simone? Ah, quello sarebbe il nostro dio. Adesso non esageriamo, eh. Se tu sei qui, quello vuol dire che Simone è anche qui. Simone ti farà da guida nel tuo viaggio. Infatti, l'hanno già fatto. Davvero? Non ho visto nessuno, a dire la verità. Non hai ancora contattato Simone? Non penso. Essendo il portatore del nostro sole, hai la sacra abilità di comunicare direttamente con Simone. Un'abilità che nessun altro possiede, certamente non io. Per favore, chiudi i tuoi occhi e concentrati. Molto bene. C'è nessuno? Simone, sei tu lì? Non è il mio nome. Qual è il tuo nome allora? Ovviamente Algisius, come hai fatto a non capire? Algisius, sì! Piacere di conoscerti, Algisius. Il mio nome è Nico. Ho sentito qualcuno. Però hanno detto che il loro nome era Algisius. È incredibile! Sembra che ciò che era il nome registrato era incorretto. Aggiorniamo il database. Update completato. Non essere spaventato di a chiedere al Gisius per assistenza. Sei il messia, dopo tutto. Vuoi dirmi riguardo andare a casa? Non voglio essere cattivo, ma io non sono sicuro di questo. Non so ancora come sono arrivato qui.
Ero solo con la mia mamma un paio di ore fa. E adesso mi sento come se fossi un brutto sogno. Voglio solo andare a casa. La tua missione è salvare questo mondo. Come la mia missione è dirti riguardo a questo, al nostro mondo. Sono incapace di aiutarti oltre la mia programmazione. Mi spiace. Oh. Penso che sia tutto quello che abbia da chiedere per adesso. Eccellente. Ti auguro buona fortuna. Salve ancora. Ci sono altre domande che vuoi chiedermi? Sì. Avanti. Chiedimi. Dimmi riguardo al The Barrens, che è il territorio dove ci troviamo. È così vuoto qui. Per questo è chiamato The Barrens. Che non so cosa vuol dire, scrivetelo nei commenti. Ci sono altre persone viventi in quest'area? Oltre ai robot, intendo. Non lo so. Non sono stato costruito per girovagare. Non sei costruito? Quindi te ne stai qui? Deve essere così noioso. Hai degli amici, perlomeno? Amici robot? Non posso desiderare dei compagni. Non sono stato tamed. Cosa vuol dire tamed? Addomesticato? Domato? Domato? Non domato? Non c'era tempo. Capisco. Ci sono altre domande per... No, volevo... Sì, la profezia. Quindi, cos'è questa profezia esattamente? La profezia predisse che un salvatore sarebbe arrivato da un'altra terra. Il salvatore avrebbe fatto svegliare... Si sarebbe svegliato in una strana casa, trovato il sole e illuminato il mondo. Oh! Che altro hai predetto? Che intendi dire? Che altro hai visto nella profezia? Eh? Aspetta, sei un profeta, giusto? Per il cielo, no! Ma... Hai detto che era la mia profezia prima. Questo vuole semplicemente dire che è costruita una mia programmazione. La tua... Cosa? Ah, il mio programma... Il mio programma è ciò che mi guida. Sono un robot, dopo tutto. Capisco. Yes. La torre. Quanto è alta quella torre? Non posso nemmeno vedere la cima. Non ho permesso di rispondere. Ma come farò ad arrivare lassù? Nel tempo il Gisius ti dirà come fare. Capisco. Ragazzi! C'è così tanta roba. E c'è un computer. Non si accende per adesso. Un robot senza energia. L'uso di un robot come ripiazzamento per il nostro capo ingegnere sembra ortodosso, specialmente quello responsabile per l'ultimo. Specialmente quello responsabile per l'incidente dell'ultimo anno. Penso che dovessero mandarla via dalla città, ma questo non rende le cose più semplici per chi lavora qui. Spero che sappia. Ah, spero che quell'uomo sappia cosa stia facendo. Management. Questi sono tutti robot che non funzionano, immagino. È una scatola interessante. Se solo avessi qualcosa con cui aprirla. Self-charging, solo battery mode N27. Ok, quindi batteria che si incarica da solo. Modello N87. Batteria solare. Un robot non può farmare alle persone viventi o, attraverso azioni, fare in modo che una persona si faccia male. Un robot deve obbedire agli ordini dati dalle persone, eccetto quali. Quando questi ordini vanno in conflitto con la prima legge. Un robot deve proteggere la sua stessa esistenza per quanto concerne non fare del male alla prima... Per quanto questo non conflitta con la prima o la seconda legge. Queste, ragazzi, sono le leggi della robotica di Asimov. Ehi, una torre! Una mappa! Che torre! Quindi c'è Barres, poi c'è Glen, poi c'è Refuge. E poi c'è la tavola. Che macchina piccolina! Mi chiedo cosa faccio. Posso sentire i capelli che si alzano un pochino. Ah, probabilmente è una batteria. Una grande macchina, non sembra fare niente. Però c'è un...
C'è un buco a forma rettangolare nel centro. Magari posso usare qualcosa che si incastri qui. Magari una batteria. Contro muro. Il robot sembra essere ok, ma non ha energia. Ah, per schiacciare il metallo, sì. Oh, questa macchina funziona. Magari non dovrei stare così vicino. Oddio! Che cosa succederebbe se la mia sciarpa rimanesse incastrata qui e dopo mi tirasse dentro? Non voglio finire quella frase. Che bella l'emote. No, solo una testa. Ok, quindi quella dovrò usarla in qualche modo. Nico, sii coraggioso, su via. C'è qui il tuo dio che ti guida. E non ti farebbe mai finire. Vabbè, io che brutta cosa. Una cassaforte. Sembra bloccata con un codice 6 cifre. Non ricordo aver visto nessun numero 6 cifre. Invece al Gisius, no, proprio no. Non era quello. E ci credo che non era quello. Non avevo il codice. Ragazzi, quest'area è gigantesca. Un robot, niente energia, proprio come gli altri. Ehi, qui c'è qualcuno, ma volevo interrompermi. Quel globo di luce. Quindi sei il messia, eh? E questo è quello che mi è stato detto. Mi aspettavo qualcuno di più alto. O almeno qualcuno che non sembrasse un gatto. Sei quello che... è quello che sei, giusto? Qualche sorta di gatto? Sono una persona! Hai gli occhi da gatto. Ma i gatti camminano a quattro zampe. Beh, comunque... hai un punto, Nico. Un ragazzo come te, che è il messia, non sembra giusto. Ma il robot magari ha detto... ah, ma il robot là indietro ha detto che non c'era nessun fraintendimento. Lo so. Sembrerà freddo, ma... penso che... faresti meglio andartene e lasciare che il mondo muoia in modo naturale. Questo mondo sta cadendo a pezzi da molto tempo. In questa maniera... questa maniera di decadimento... è molto improbabile che il sole possa sistemarla. Hai visto come può andare a finire, giusto? In realtà non ho visto niente di che, veramente. E non posso solo andarmene. Oh, sei appena arrivato quindi? Quindi devi essere sulla via per la torre. Mm-hmm. E questo è lì che devo mettere il globo di luce, o è il sole, non è così? Sì, alla cima. Sappiamo che la torre contiene una forza che nessuno può comprendere. E il potere... il potere è forte alla sommità. Magari ti manderà... magari ti manderà a casa dopo che tu avrai completato la missione. Oh! Non prendere le mie parole, però. Ah, come vere le mie parole. Qualcosa sta uscendo dallo scaffale. Ah, è un cacciavite. Puoi prenderlo se vuoi, potrebbe aiutarti. Oh, sei sicura? Sì, ne ho molti. Grazie.
Per favore, non toccare quella. Oh, scusa, sono solo curioso. Che cos'è questo? Energia di... No, power cell. Batteria di backup. Mi mantiene funzionante. Il generatore principale delle Barren ha finito l'energia molto tempo fa. E non ha potuto durare nemmeno settimane senza il sole. Mi dispiace sentire ciò. Tutto quello che dobbiamo fare è usare la luce che abbiamo. Questo non ci fa neanche interagire con quello. È una fotografia di due persone. Il glass è un pochino sporco e sembra per vedere i dettagli, però. Ah, è una scacchiera di metallo coperta dalla polvere. Non ho giocato a scacchi molto. Ah, non gioco da scacchi. Non gioco a scacchi con qualcuno da molto tempo. Oh, nemmeno con altri robot? No. Nessuno nelle Barren ha quella capacità nel loro programma. Nessuno qui è domato o addomesticato per quel mestiere. Un letto? È fatto di metallo? Non sembra molto confortevole. Sembra che quello che potessi raccogliere qui io l'abbia raccolto. Ok ragazzi, direi che per oggi ci fermiamo qua. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi. Ditemi se volete una serie su questo videogioco che è veramente veramente fantastico. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.